cerchiamo di approfittare nel nostro piccolo delle giornate come l'8 marzo per attirare l'attenzione dei media. Anzi, la ringrazio, approfitto dell'occasione per ringraziarla di questa intervista, sul fatto che esiste, diciamo, anche qui in questo territorio, un'associazione che fa delle azioni di sensibilizzazione nelle scuole, ma che si propone anche di determinare, di spingere un cambiamento culturale negli uomini, no? Verso un modello di comportamento diverso, in cui l'uomo può anche essere a volte fragile. Si potrebbe dire uomini e donne unite contro la violenza. Dobbiamo effettivamente portare avanti insieme questo Per obiettivo. l'8 marzo ci ha organizzato qualche cosa. Manifestazioni particolari non ne abbiamo organizzate, anche perché con la pandemia è diventato tutto più complicato. C'è in particolare un'iniziativa che stiamo portando avanti da qualche settimana, che è una sorta di protocollo d'intesa con l'associazione Padre Nostro, l'ex associazione di Padre Puglisi. Loro hanno fatto recentemente un'attività proprio anche con gli uomini. Esistono sul territorio italiano, anche a Palermo, centri in cui attraverso l'opera di operatori specializzati, quindi psicologi, pedagoghi, si cerca di aiutare alcuni uomini che hanno, diciamo, avuto esperienze di violenza, chiaramente magari non la violenza più terribile che si possa immaginare, ma comunque sono esperienze di violenze, e che si cerca di aiutarli a cambiare modo di pensare e comportamento. Quindi le dicevo, abbiamo in programma l'inaugurazione di una mostra che si chiama Riconoscersi uomini, liberarsi alla violenza, che verrà appunto inaugurata nei locali del Centro Padre Nostro a Brancaccio, e che vuole, diciamo, si compone da 13 fotografie, 13 set fotografici che mostrano come è possibile comportarsi in modo alternativo in tutti quei momenti della vita di coppia in cui possono scoppiare dei fenomeni di violenza.